Tu sei stato in terapia geografica? Sì, io. Sì. Com'è andata? Bene. Ragazzi, mangiate, non parlate sempre. Nonno, vieni anche tu a mangiare. Sì, sì, ora arrivo. Ragazzi, ma vi ho mai raccontato la leggenda delle fragole? No. Una leggenda sulle fragole. Sì, a nonna, è molto bella. E dai, raccontacela, nonno. Scusate per il ritardo. Il nonno ci stava per raccontare una storia. Ah, che bello, mi piacciono le storie. Si racconta che tanti, ma tanti anni fa... Quanti? Tantissimi. Io e il nonno non eravamo ancora nati. Due pastorelli erano in montagna con il loro gregge. Era estate. Il periodo più bello per i due pastori, perché mentre le loro pecore andavano al pascolo, loro facevano il formaggio. C'erano anche le ragazze che andavano a raccogliere le fragole o la neve. La neve d'estate. Certo, nei punti più alti della montagna la neve d'estate non si scioglie. Bah, che strano. Tornando alla storia, quando il diavolo ci si metteva, tutto poteva cambiare. Ehi, voi due! Salve! E lì, hai visto? Sì, c'è la ragazza, ci sta chiamando. Possibile. La bottiglia di vino non l'abbiamo ancora toccata. Ce l'avete con noi? Sì, avrei bisogno di un po' di formaggio, ne avete? Certo che ne abbiamo, tutto quello che volete. Beh, sì, anche della ricotta, sapete, domani c'è la fiera. Ah, fate la fiera? Sì, vado a venderli. Venite con me, che voi meritate la prima scelta di qualità. Grazie. Figuratevi, tutto il formaggio lo facciamo io e mio fratello Elia. Vostro fratello? Ma a me sembra così scemo. Secondo me la fatica l'avete fatta solo voi. No, è solo che il più giovane si stanca prima. Ma come? Il più giovane si stanca prima? Ma sarà come dite voi. Grazie per il trattamento. Figuratevi, tornerete presto. Se vi fa piacere, tornerò presto, ma dovete promettermi che staremo solo io e voi, senza lo scemo. Lo scemo? Vostro fratello. Va bene, ve lo prometto. Melina, tu questa hai fatto? Arrivederci. Ci dobbiamo muovere, altrimenti la neve comincia a sciogliersi. Sì, andiamo. Buongiorno, signorine. Avete già preso il formaggio per la fiera? Sì, abbiamo già fatto. Però il nostro è più buono. Vabbè, sarà per la prossima volta. Con permesso. Ma perché lo chiamava scemo il fratello, se nemmeno lo conosceva? Nelle storie, molte cose si capiscono dopo. Se lo dicesse adesso, non servirebbe continuare. Sembrava fosse sbocciato un amore, ma... Elia, finalmente vi ho trovato! Uè, signorina Melina, ma mio fratello, voi non ci sta. Ma io non cerco vostro fratello, cerco proprio voi. Avrà bisogno di altro formaggio, ne avete? Certo che ne abbiamo. Ah, queste sono le mie sorelle, Maria, Annunziata e Agnese. Piacere. Piacere. Vostro fratello è davvero un galantuomo. Non avevamo dubbi, vi lasciamo le vostre belle cose. Va bene, noi ci avviamo. Ci avevo accorto che era poco sopra scuro. Poi chi è questa? E chi l'ha mai vista? Dice che lui è un galantuomo. Ma lo conosce bene? Eli, è così bello stare qui con te, senza quel presuntuoso di tuo fratello. Presuntuoso? Sì, parla sempre, dice io faccio questo, io faccio quello. Si lamenta che la fatica la fa tutta lui e tu non fai niente. Ma chi? Tu, dice mio fratello. Fa la fatica di Franco e Lasso. Mangia, beve e va a spasso. Che buffone. Ma non te la prendere, su. Vedrai cosa prenderà lui da me. E dove vai ora? So io. E il formaggio? Torno fra poco. Buono questo, vero? Ottimo, veramente. Buono. Ma va venendo, che c'è rito a Merino? Io! Quanto vino hai bevuto? Chi la fa la fatica? Tu, la fai solo tu. Sì, proprio uno scemo, ha ragione Melina. Uaiù, fermatevi lì, che vuoi fa? Mi dico, che è sta storia? Chi è Melina? Melina è la mia donna, la donna che sposerò. Ma che ricci, ma se l'hai vista una sola volta? No, io la sposerò. Oh, maronna mia!
I due erano oramai esanimi e nel momento del trapasso capirono tutto. Capirono chi era davvero Melina. Mi dispiace, vi siete ammazzati per me. Lo so che sono bella, me lo dicono tutti. È una delle mie armi per portarvi a me. Ma non temete, perché anche se sono un diavolo, avrò molta cura delle vostre anime. Poverini. Ma non morirono, dannati. Davvero? E perché? Perché mentre stava per morire, Menicuccio fece un gesto di comprensione e di perdono verso Elia.